Ti sei arruolato nelle forze armate? Sai che l'INPS sta trattenendo indebitamente circa 200 euro al mese dalla tua pensione? Sono anni che tuteliamo il tuo diritto ad una giusta pensione contro gli errori dell'INPS e la Corte dei Conti ci dà ragione, confermando la nostra interpretazione dell'articolo 54 del DPR 1092 del 1973. Diversi sono infatti i nostri ricorsi accolti. La legge prevede che se appartieni alle forze armate e hai un'anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni, l'INPS deve applicarti l'aliquota del 44%. Ecco, l'INPS non applica l'aliquota del 44%, ma attenzione, quella del 35%. Il che, tradotto in soldoni, significa una decurtazione di almeno 200 euro al mese dalla tua pensione. Quindi, ricapitolando, può chiedere il ricalcolo della pensione chi possiede tutti i seguenti requisiti. 1. Arruolato nel personale militare e andato in pensione con il sistema misto. 2. Che alla data del 31 dicembre 1995 vantasse un'anzianità contributiva tra i 15 e i 20 anni. Orientativamente coloro che si sono arruolati quindi tra il 1981 e il 1983, che si tratti di personale militare, quindi carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza, marina militare, l'esercito, forestale, la polizia penitenziaria. La polizia di Stato invece per chi si è arruolato prima del 25 giugno 1982. Attenzione, il ricalcolo è valido per il futuro, ma è anche retroattivo. Sarà possibile infatti chiedere fino a 5 anni di mancate corresponsioni. Stimiamo che potrai ricevere circa 200 euro al mese in più sulla tua pensione. Sul nostro sito potrai scaricare il questionario, compilarlo e inviarlo a ricalcolopensioni@legal-team.it. Ti diremo gratuitamente e senza impegno se nel tuo caso è possibile richiedere il ricalcolo della pensione. Sul nostro sito www.legalteam.it, che vedi qui in alto, nella sezione Campagne e ricorsi, troverai ogni dettaglio sulla campagna Ricalcolo pensione militari aliquota 44%. Siamo a tua disposizione, puoi scrivere anche nei commenti qui sotto il video le tue domande o i tuoi dubbi.